Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Teo è qui vicino. Sì, un segno giallo più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Andiamo! Ehi, Pete! Sto arrivando! Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi detenuti. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova dei Doc Ock. Speriamo! Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo! Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Ok, calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuto. Puoi farcela. Inspira, espira, rilassati. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. LX2 con carico pesante. Ricevuto LX2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro.
L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare, specialmente col nostro ospite d'onore. Vedevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lascia... Tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? Eric 2 fuori asse. Miles! Il peso è sfilacciato. Reggi a 2-3-6. La cloche non risponde. Pronti all'impatto? Eric 2 è impicciata! Eric 2 precipita! Helix 2 a terra! Nessuna vittima! Carico compromesso! Squadra intervento inviata! Resistete, Helix 2! Pete, mi dispiace, io non volevo! Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo. Ah. Che succede a questo? Ciao, bei ragnetti! Lascia me, Rhino! Tu invece pensa a fermare gli evasi! Sì, ok, d'accordo. Quartiere sbagliato! Pete non mi affiderà mai più una missione del genere! Bello ora con quell'elicottero, ti vedo! Sei un vero! Ehi, gente! Che ne direste di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok! Quasi sistemati. Quasi sistemati. Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo. Ehi, che braccio! Tocca a baseball! Non scherzo, sei un campioncino in erba! Ti aspetta una grande carriera! Lui fa sembrare tutto facile! Come sono le strade, Spider-Man? A dire il vero... terrificanti! Oh, Natale a New York! Amo questa città! Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi! Una vera opera d'arte! Definizione discutibile! Alexi, musica natalizia preferita? Niente dopo il 1975. Bellissima! La mia è... Wow! Cioè, wow! Ho preso le chiavi! Via! Avanti! Dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Sì, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Cavolo! Resisti, arrivo! Vacca, vacca! Ma che cosa... Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il Bugle farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male, sarà già un miracolo. D'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci ne... Lo fermeremo, dobbiamo solo lavorare insieme!
A proposito, ti dispiacerebbe darmi una mano qui? Sì! Sì! Ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Portalo via, Cowboy! Oh no, non il centro commerciale! Tieniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Arrivo subito! Ti salvo! E al sicuro? Anche tu! Non hai un hobby che sia meno distruttivo! Mi piace andare a pesca sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte, oh, bambino, mi agita! Sono già meno! Preso! Grazie! Prego! Non toccare i bambini! No! Sai che stai rovinando il Natale? Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi! È una minaccia! Troppo poco. È una fragile minaccia! Troppo facile. Forse è una mente fragile! Oh! Ehi, Zona! Venga su! Molto natalizio! Un'inutile, infida, incontrollata minaccia! Già! Proprio qui! Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. È corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei smettiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma... Te quiero mucho. Io también te quiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Dobbiamo fermarlo e anche in fretta. Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura. Oh, male, male, molto male. Pete, stai bene? No. No, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok! Sì! Forse mi serve... un minuto! Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti! Anzi, meglio ancora! Non portateli e basta, ok? Vattene, Spider-Man! Sei solo dentro! Ehi! Voglio solo aiutare! Concentrate il fuoco lassù! Altri lassù! Si stanno sparando! Aiuta la polizia! Io posso ancora cavarmela! Per un po'! Pete conta su di me! Devo fermarmi! Fuoco di copertura! Hanno invaso il ponte! Non perderà. Lui non parte mai. Miles, cos'è?
Spider-Man. Stai bene? Cambiarlo con uno. Oh, questo può andare. Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro. Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh,
Il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh. Ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera? Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. The city late and I hit a pinnacle. Shining on a marble alone. I thought was on the game. They know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to read your mind and see you, see your eyes. Don't let me catch your eye. I won't waste any time to solve. Ehi, Genki. Ehi, Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sono riuscito a entrare in casa. Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto, molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Let the dust settle on Venus. We ran off with diamonds. The media mislead us. True wealth is knowledge. They gon' try to hold you down, but we gon' get back up right now. They gon' try to mute the sound, but just know that you got that power. Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda. Regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Bello. Provalo. Ti copro io. Beh? Mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Wow.
Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume! Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo! Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Oh, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono Danica Hart e questo è Darkcast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di Danicast. Ha lasciato diverse attrezzature. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Volo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ora prosegui con un attacco in volo. E ora un classico, il calcio in oscillazione. Questa olotecnologia è incredibile! Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Attivo. Un'altra abilità chiave, il disarmo. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi e stenderli con le loro stesse armi dà una gran soddisfazione. Doppio vantaggio. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! Ora combiniamo queste due mosse. Lancia le ragnatele sui nemici in aria e prendi le redini dello scontro. Tra l'altro, fa un rumore strano. Classico. Round a sorpresa, sì, veloce. Ok, ci sto. Oh.
altri nemici in arrivo. Passiamo agli esercizi liberi. Usa le mosse aeree e il disarmo per sconfiggere questi nemici. Bravo, Miles. Continua così. Vai alla grande, amico Ra. Occhio! Sì, Miles, grande, prendili, pesta di noti, devo... Troppo inusa. Volevo dire... Lo schermo blu, no! Tecnologie che possiamo vendere per... Oh no! Spider-Man! Oh. Eliminiamolo e via col bottino! Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, vi accontento subito! Facciamo fuori il ragno e prendiamo l'equipaggio! Ci frutterà soldi a palate! Solo per la cronaca! È tecnologia brevettata al marchio Spider-Man! La vendita è vietata! Ma sono trasparenti! Come fanno a essere trasparenti? Ricorda, la specificità è la chiave di ogni attimo. Per esempio, al posto di... Bruttone! Prova! Wow, bella maschera! Aspetta, è la tua faccia! Ma questa non è una battuta! È solo crudele! Continua ad allenarti e presto farà le battute da spazio! Notte! Errore di sistema. Il problema dei ladri è risolto. Ora pensiamo al simulatore. Kernel Panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Pit ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Per rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì! Do un'occhiata! Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider potenti. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome! Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come veleno! Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi a casa. Ricorda potere Venom. Fidati, è perfetto. Ehi, Miles. Questa sfida è basata sul lancio d'abbiglio. Tocca i punti di controllo prima della fine. Vai al segnale per iniziare. Puoi farcela. Ok, sono pronto. Si comincia. Puoi esercitarti nel lancio d'abbiglio. Così si fa. Padroneggiare il lancio d'appiglio è essenziale. Per allenarti una mossa, oscillare è bene, ma il lancio d'appiglio è meglio. Già è andata. Avanti così. Ci sei quasi. Se le tue prestazioni
animazioni sono sempre così stupefacenti, dovrò darmi da fare per tenere il passo. Centra un lancio d'appiglio per ottenere un'accelerazione bruciante. È utile quando cerchi di acchiappare un piccione che va come una scheggia. Non che l'abbia mai fatto, acchiappare piccioni. Ah, cavolo! L'hai fatto per Howard! Ho sentito dei suoi piccioni! Continua così. Ci vediamo per la prossima sfida. Salve amici, grazie mille per il passaparola. Siamo saliti in classifica dal 136esimo posto all'87esimo, cioè wow. Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri messaggi. Prima domanda, di dove sei, Danica? Sono nata in Cina, a Fuzhou, ma vivo a New York da quando avevo 6 anni. Altra domanda, che microfono usi? Una viola. Scherzo, il link è sul blog. Terza domanda, qual è lo scopo del tuo podcast? Vedete, ho un'amica, un'ex giornalista passata alla politica, con cui prendo il caffè una volta alla settimana. Discutiamo delle ultime notizie e anche se non concordiamo sempre su tutto, difendere la mia posizione mi aiuta a chiarirmi le idee. Mi spinge a informarmi meglio. Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore al nuforno. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a nuform. Roxxon, energia alle persone. Ma cos'era? Qui non c'è nessuno. Hanno sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Oh, hanno effettuato una ricerca su di me. Cosa pensavano di... Che notte da incubo. Che tecnologia super! Ma il Venom li ha distrutti! Posso rallentarli usando i nuovi poteri Venom! I miei poteri Venom riescono a disattivare le loro armi! Per un po', almeno! Noi le tratteniamo! Guardate di sopra! Servono rinforzi! I poteri Venom disattivano le armi per un minuto. Non sai. Non vi ho mai visti prima. Che belle lucine. Preparati a finire a pezzi. Spero che quest'arma funzioni. Ha distrutto i miei. Che armi sono? Memoria metallica. Prendi questo! Batte, Spider-Man! Non ti riguarda! Dobbiamo evitare le tue scariche radio! Tuyo.
Migliorate il resto! Attacchiamo i percorsi di spedizione! Sei al Plaza? Sì! Avevi ragione! Sono entrati qui! Forse stanno cercando il Newform! La roba del reattore! Non è ancora installato! Parlano di spedizioni! Strano. Ehi, ho fatto la spesa per tua madre, ma vuole sapere dove sei finito. La piena è quasi pronta. Cavolo. Ok, faccio il prima possibile. Grazie. Spider-Man è qui! Parlavano di Newform spedizioni. Devo scoprire cosa sanno per anticipare le loro mosse. Seguivano i carichi di Newform. Ma perché? Sicurezza Roxxon. Ora tocca a loro. Ci penserò più tardi. Devo tornare a casa. Non vedo l'ora di spazzolarmi la cena di Natale. Quella banda, i carichi di Newform. Possono aspettare fino a domani. Posso cambiarmi qui.
Sì, niente male. Il diploma delle medie. È da un pezzo che non vedo quei due. È una fortuna che Genki si fermi da noi per un po'. Potremmo lavorare a nuovi equipaggiamenti. Idee per nuovi spider costumi. Meglio che mamma non veda. Questo l'ho visto con Pete. Piangeva come una fontana alla fine. E anch'io. Cavolo! Certo che questa TV è vecchia come abuela. Alto mare con il trasloco. Questa casa sembra ancora di Abuela, non nostra. Vediamo a che sta lavorando. Oh, Speed Nonagon! Spero lo finisca presto, voglio provarlo. Devo ancora impacchettare le ultime cose di Abuela da spedire a Porto Rico. Cos'è stato? A posto! È caduta solamente una goccia. Rimedio. Non fa niente. Ah, e bendito. Mio, che guapo. Grazie, mami. Ho invitato un ospite stasera. Puoi riordinare la casa? Oh, magari metti su della musica per l'atmosfera. Ah, Nadja. Sul serio? Chiamata di lavoro anche la vigilia. Il comizio di domani non si organizza da solo. Ora, per favore, prepara tutto. Pronto? Gli annosti erano il permesso para mañana. L'albero di papà è ancora tra noi? Sì, per fortuna è sopravvissuto al trasloco. Nessun Natale come un Natale a Brooklyn. Papà lo diceva sempre. Io pensé che gli abbiamo cenato esos formul... Oye, esperaste che llega la ora della cena, por favor. Sì, mamma. Sì, claro. Quindici anni a Brooklyn senza macchie. Poi arriva Harlem. Deve essere un segno. Niente dischi. Mamma! Dov'è il vinile di papà? Prova in camera mia. Grazie. E il dijo che? No, no, no te creo. Ese hombre sta loco. Neanche mamma ha finito di sistemare. Wow, quella carta da parati è puro stile abuela. Che cos'è? Ah, sarà finito qui durante il trasloco. Il dossier di uno dei casi di papà. Chi è Prowler? Chissà se papà l'ha preso. Non li ho più toccati dopo la bomba al municipio. L'album preferito di papà lo metteva ogni domenica prima di fare il caffè. Mamma ne ordinò 100 copie perché nell'articolo compariva il nome di papà. Chi è Spider-Man? Se solo sapessi, ma... Vorace. Mamma si è candidata al consiglio comunale. E la gente di Harlem la adora. Ma voi non avete una normalissima candeggina? Sicuro di usare la candeggina? Sì, certo. Perché? No, così. Che cosa hai scelto, DJ? Il miglior disco di sempre? Perfetto. Discreto, elegante. Una volta non ti piaceva il jazz? Lo amo grazie a tuo padre.
Il campanello è guasto da secoli. Miles, ci pensi tu? Certo. Come sta? Finn! Ehi! Campanello aggiustato? Che bello vederti! Come stai? Saranno... mesi. È cambiato molto. Sì, è proprio vero. È il nostro ospite d'onore? Venite voi due. La cena è quasi pronta. Finn, sono così contenta che tu sia venuta. Grazie per l'invito, signora. Ci sei mancata, soprattutto a questo qui. Ciao, Finn. Lui è Genki, un mio compagno della Brooklyn Visions. Genki, lei è Finn, la mia migliore amica. Ah, oltre a te. Oh sì, avete vinto il concorso di scienze della contea, no? Con un... convertitore d'energia. Flick! Qui l'impianto elettrico è un disastro. Controllo il salvavita. Gracias. Quindi? Natale a lume di candela? Non sono stata io, sono aggiustata il campanello. Non ci avevo pensato. Sarebbe straordinario se riuscissi a togliere la corrente a tutto il palazzo. Straordinario in negativo. Forse non è il termine giusto. Memorabile? Molto meglio. Dobbiamo trovare una soluzione per il cibo. Brutte notizie. Non c'è corrente. Tutto quanto l'isolato è al buio. Do un'occhiata fuori dalla scala antincendio. Ok, ma stai attento. Ok, non posso arrivare al trasformatore da qui. Non senza poteri. C'è gente sul tetto, non posso salire. Sì, intero isolato. Spero che nessuno mi veda quassù. Proviamo a aprire il reattore rosso, la corrente non sarebbe più un problema. Non guardare fuori, non guardare fuori. Cosa starà combinando mai? Confido in lui. Gli scaldavivande non basteranno per salvare la città. La mia bioelettricità può stendere Rhino, ma riuscirà a salvare il Natale. Funziona! Cavolo, quanta luce! Non ci avevo pensato. Devo rientrare subito. Forza, Genki, distraile! Miles è ancora fuori? Che ne dite? Di una bella foto? Adesso? Sì, sapete, certi momenti vanno immortalati. Non aspettiamo Miles. No, lui odia le foto. Coraggio, stringetevi. Pronti? Bella foto, bella foto. Oh, ciao, Miles. Qualcuno ha fame? Andate a sedervi, ci penso io. Che profumo. Raccontaci un po' che cosa stai facendo. Ancora il circolo della robotica? Ho dovuto mollare, ma studio biotecnologie per conto mio. Che nerd. Parla quello che deve mettere la cravatta a scuola. Ehi, solo il martedì. Tuo fratello Rick lavora ancora alla Roxxon? Chi lavorerebbe per loro dopo aver visto il suo ultimo spot elettorale? Lei ha distrutto Simon Krieger. Oh, a proposito. Genki, tu te la cavi molto bene con i social, non è vero? Spargeresti la voce sul comizio di domani? Sì, a mezzanotte sarà virale.
A volte ho l'impressione che il mio vero rivale sia Simon Krieger. Qui la Roxxon è troppo influente e oltretutto deve rispondere solo ai suoi azionisti. Ma ad Harlem serve qualcuno che rappresenti la comunità. Questa è la candidata che parla, se non te ne sei accorta. Vuole controllare prima che li metta online? Oh, sì, sì, non premere invio! Allora, che ti succede? Che intendi? Mi sembri, non so, distratta. Ti va di parlarne? Non stasera. Siamo a Natale. Invece, come sta andando il trasloco? Insomma, tutto ok. Lo odi? No. Quello è il tono che usi quando non vuoi dire la verità. No, solo... qui non conosco nessuno. E quando vado in giro mi perdo sempre. Devi trovare un buon ristorante, un barbiere, un campetto in cui giocare. Per ambientarti. Ti va se usciamo domani? Solo io e te. Non hai da fare? Sono in vacanza. Posso rimandare i compiti di almeno una settimana. Ok. Ti scrivo. È deciso. Cioè... è un'uscita tra amici, ovviamente. Ci sai fare come sempre, non c'è che dire. Oh,